Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi una nuova puntata di vino, scienza e tecnologia. In questa puntata, che continua la serie dedicata alla scienza e alla tecnologia applicata al mondo del vino, ho deciso di chiarire meglio alcuni aspetti relativi alla scorsa puntata, quando abbiamo introdotto il concetto di sofisticazione, cioè dell'uso, ahimè, improprio che viene fatto della scienza, quindi ad esempio della chimica, per andare a ottenere dei risultati, diciamo, falsificati per avere un prodotto più a basso costo da vendere al pubblico. Abbiamo visto infatti assieme lo scandalo del vino al metanolo. Ovviamente qui ci si può porre una domanda, ma qual è la rilevanza che hanno questi comportamenti? Ma soprattutto è giusto parlare di contraffazione, sofisticazione, adulterazione nella stessa maniera, quindi come se fossero dei sinonimi? Beh, in realtà non è propriamente così, perché questi termini hanno in realtà delle sostanziali differenze che poi sfociano anche in anche responsabilità per chi le commette, diverse a seconda del come le commette. Ma intanto partiamo da principio, cioè dal fare una prima grande distinzione tra quello che è sofisticazione e adulterazione e quello che è contraffazione. Allora, di base, nella sofisticazione o nell'adulterazione avviene un po' quello che abbiamo visto nella scorsa puntata dedicata al punto vino al metanolo, cioè io all'interno di un vino introduco una sostanza che non è prevista al suo interno o che è espressamente vietata dalla legge proprio per ottenerne un vantaggio che solitamente è un vantaggio di tipo economico relativo alla parte dei costi, oppure per recuperare del vino che altrimenti non potrei vendere. Quindi io lo vado a modificare, ne vado quindi a modificare la sua struttura chimica, la sua struttura fisica, oppure lo vado a mescolare con altre sostanze per fare in modo che possa riavvicinarsi ai parametri di legge e quindi possa poi venderlo al pubblico. Quindi di fatto cambio qualcosa a livello produttivo, inserisco qualche cosa per ottenermi questo vantaggio. La contraffazione invece è qualcosa di un po' diverso perché è pur sempre una, come dire, una truffa o comunque un tentativo di aggirare il consumatore, ma in realtà nella contraffazione si ha più la fattispecie, più la modalità del voler vendere a qualcuno o quindi spacciare un vino per quello che non è. Sostanzialmente io ti sto vendendo una bottiglia dicendoti che questo vino è ad esempio, un Barolo, ma in realtà quello che è contenuto al suo interno è tutto fuorché Barolo. Quindi questa è una pratica che viene spesso utilizzata, è più frequentemente utilizzata, ce n'è molti casi all'estero, oppure ad esempio mettere, altra casistica che vi potrebbe capitare, mettere delle etichette, che non corrispondono al vino. O addirittura, e qui già siamo verso anche la falsificazione, o comunque diciamo, l'inganno, mettere dei nomi, dei richiami o comunque dei segni all'interno dell'etichetta stessa che ci facciano ricordare, vagamente un prodotto e quindi intraiamo in inganno il consumatore, appunto facciamo una contraffazione. E perché il consumatore è convinto di comprare un qualche cosa che in realtà non è quello che gli stiamo proponendo. Qui ovviamente qual è il vantaggio rispetto alla sofisticazione? Beh, sicuramente è quello di sfruttare la maggior vendibilità e quindi anche la possibilità di vendere a prezzi più alti dei prodotti che altrimenti sarebbero di qualità nettamente inferiore.
oppure vendere meglio, appunto, sfruttando il nome o il richiamo, il famoso, come a volte si sente, l'Italian sounding, cioè il fatto che un qualche cosa che magari ricorda l'Italia. Questo è fatto soprattutto all'estero, quindi vado a vendere qualche cosa che ricorda l'Italia, che quindi il consumatore, soprattutto straniero, è più invogliato a comprare, pensando di comprare un prodotto italiano. E anche qui siamo nell'ambito della contraffazione. Ma tutte queste varie fattispecie, in realtà, cosa comportano per chi le fa, quindi per i produttori, per il venditore, o comunque per chi si va a invischiare in queste situazioni? Beh, intanto ve lo dico, e qui ci sono profili a livello penale. Adesso fa piccola premessa, anche qui non sono un avvocato, un magistrato, un giudice o un esperto, un carabiniere dei NAS, però cerco di darvi qualche piccola indicazione circa i profili, soprattutto a livello giuridico, che colpiscono queste due attività, quindi la sofisticazione e la contraffazione, in modo che possiate avere anche voi un'idea di a che cosa va incontro chi le mette in atto. Quindi intanto parliamo di codice penale. Quindi in Italia abbiamo, per fortuna, una tutela sia della salute del consumatore, ma anche una tutela per quanto riguarda la frode in commercio abbastanza elevata, con standard elevati rispetto a quelli di altri paesi. Quindi, al netto dei profili, per così dire, diciamo di salute pubblica, che riguardano quindi gli aspetti poi penali sulle persone, quindi ad esempio nel caso del vino al metanolo, come abbiamo visto, ci hanno purtroppo rimesso la pelle 23 persone, e lì poi si va appunto negli appositi quindi appositi articoli del codice penale relativi all'omicidio o comunque alle varie tipologie che riguardano questi aspetti, ahimè, dolorosi. Per quanto riguarda invece l'aspetto più rilevante per la nostra puntata, cioè la parte, diciamo, di vendita o di produzione di questi vini adulterati o contraffatti, dobbiamo ricordarci principalmente tre articoli, che sono uno in fila all'altro: il 515, il 516 e il 517 del codice penale. Il 515 è forse quello più famoso, che è la cosiddetta frode in commercio, cioè io provo o sostanzialmente tento o comunque riesco a vendere a qualcuno un qualcosa che non è quanto è pattuito, comunque quanto è evidenziato. Di fatto la frode in commercio raggruppa entrambe le casistiche, quindi di sicuro io commetto frode in commercio se ti vendo o un vino adulterato, perché chiaramente ti sto dicendo che questo vino è un Barolo, ma in realtà non lo è, oppure sto facendo una frode in commercio se ti sto vendendo ad esempio un Sangiovese, ma all'interno della bottiglia non c'è del Sangiovese DOC, ma c'è magari un vino da tavola, magari un assemblaggio di vini che vagamente ricordano il sapore del Sangiovese. Ecco, in questi casi appunto sia una frode in commercio, proprio perché io sto prendendo in giro, per così dire, il consumatore, e quindi lo sto facendo un qualche cosa di contrario alla legge. Ricordiamo che io devo sempre vendere il prodotto. Ovviamente la frode in commercio presuppone anche un po' la malafede, cioè chiaramente faccio un esempio: se molto spesso poi ad esempio vengono coinvolte nella vendita anche le enoteche oppure comunque i negozi che propongono questi prodotti, chiaramente per loro il profilo di rischio è meno rilevante rispetto a chi invece ha prodotto quel vino, oppure alla enoteca o alla catena di vendita o al negoziante che lo pone in vendita questi prodotti sapendo di star commettendo una frode in commercio. Quindi vale anche molto l'intenzionalità di chi sostanzialmente va a porre in essere questo comportamento. Il 516 invece riguarda la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Ecco, qui rientriamo più nel profilo forse della sofisticazione dell'adulterazione, cioè io ti dico che questo è un vino prodotto con uve di un certo tipo, con un determinato tipo di procedimento, e poi in realtà ti sto vendendo il vino con il metanolo o con chissà quali altre sostanze, il vino con l'acqua, il vino zuccherato in maniera impropria, quindi ti sto sostanzialmente quindi dicendo che questo vino è stato prodotto rispettando tutti i crismi, ma nella realtà tutti i crismi non sono stati rispettati, ed ecco che qui appunto è più vicino al profilo della adulterazione, della sofisticazione, cioè ti sto vendendo un qualche cosa di manipolato e però te lo voglio spacciare come se fosse un prodotto buono e appunto genuino, quindi regolare. Anche qui apposito articolo del codice penale che va a punire questo comportamento. Infine arriviamo al 517, che invece è la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Ecco, in questo caso ricadiamo nel profilo più della contraffazione, perché io traggo in inganno il consumatore andando a porre ad esempio sull'etichetta, oppure facendo delle dichiarazioni o utilizzando delle denominazioni improprie, no, o meglio impropriamente rispetto al contenuto della bottiglia. Se ad esempio vendessi un normale vino da tavola come se fosse un vi posso dire un barbaresco, oppure con un'altra un po' di OCG, oppure un vino bianco da tavola frizzante come se fosse un prosecco, ecco, qui sto facendo appunto uso, vendi, perché uso la parola prosecco, uso la parola barbaresco in maniera impropria. Nella realtà all'interno della bottiglia non c'è quanto indicato nell'etichetta. Oppure questo può succedere a volte, e qui rientriamo nell'ambito dell'Italian sounding, l'utilizzo di parole, segni, simboli, non so, una etichetta con una vaga colorazione, con un tricolore, oppure ad esempio metto non so, dei segni che possano ricordare l'Italia, non so, i monumenti, queste cose qui. Ecco, in questi casi chiaramente qui riguardano più altri mondi rispetto a quello vinicolo, però anche questo va a costituire una sorta di appunto vendita di prodotti con segni mendaci. Perché? Perché voglio trarre in inganno il consumatore dicendogli che quel prodotto ha una determinata provenienza, ha una determinata qualità, quando invece questo non lo ha, e lo faccio utilizzando appunto questa metodologia. Per concludere vorrei dirvi che questo in realtà è un qualche cosa che deriva anche molto spesso dal marketing, o comunque dalle studi che vengono fatti all'interno del mondo della vendita del vino, perché soprattutto per quanto riguarda la contraffazione e il mondo delle etichette, esse hanno un forte impatto, più di quello che si possa immaginare. Non è difficile trovare su internet, oppure trovare anche su dei video su YouTube, nel quale si vede che proponendo lo stesso vino con due etichette diverse, una magari più dozzinale e una un po' più, diciamo, ricercata, un po' più pregiata, ma anche solo nel disegno, ricordo, il vino al suo interno è esattamente lo stesso, ecco che alcune persone diranno che il vino più buono è quello con l'etichetta più raffinata, più pregiata, oppure quella che ha il colore che a loro piace di più. Ecco, come vedete, nella realtà la scelta poi dell'acquisto è molto influenzata da quello che noi scriviamo, ed è secondo me corretto e giusto che comportamenti che vanno a usare questi sistemi per vendere e quindi trarre in inganno il consumatore siano giustamente puniti e che siano seguiti dalla legge in maniera molto attenta. Bene, spero di avervi dato qualche idea, qualche spunto in più, qualche, come dire, anche attenzione quando comprate una bottiglia di vino. Come sempre
Se qualche passaggio non vi è chiaro, volete qualche specifica in più, qui sotto nei commenti con l'hashtag AskTheWine potete farmi tutte le domande che ritenete opportune. E comunque, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Vi ringrazio per tutti gli iscritti, anche per tutti i messaggi che mi continuate a scrivere, sia con domande che con complimenti, ma anche con critiche, perché giusto anche quelle mi aiutano nella crescita del canale. E ricordandovi come sempre che i minori di 18 anni non devono bere e che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, io per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata qui con Francesco su The Wine Channel.